Incontriamo un Do maggiore, poi un Sol con al basso il Si, quindi prendiamo il diagramma di accordo di Sol, solo che invece di prendere come riferimento il basso di Sol sulla sesta corda, prendiamo quello di Si presente nella quinta corda, nel secondo tasto. Poi un La minore settima, aggiungiamo l'anulare sul terzo tasto della sesta corda, abbiamo questo Do con al basso il Sol, un Re maggiore che in realtà vado a prendere in questa maniera, anzi in questa maniera, con dito indice sul
il secondo tasto della terza corda e l'anulare sul terzo tasto della seconda, perché successivamente ho questo accordo, il Re con al basso del Do, in cui vado a mettere il medio, mantenendo il diagramma di accordo di Re come l'ho preso precedentemente, vado a mettere il medio sul terzo tasto della quinta corda ed ho questo Re con al basso il Do. Cerchiamo di evitare di prendere la prima corda anche con il Re e concentriamoci, ecco, sul blocco centrale. Poi ho un Sol settima con la quinta aumentata, quindi l'indice va a prendere il terzo tasto della sesta corda, il medio va a prendere il terzo tasto della quarta corda, anulare e mignolo il quarto tasto della terza e seconda corda. Un Si minore, un Re settima, anche un Sol maggiore, quindi dalla sesta corda in giù, un Re con al basso il Fa diesis, un Mi minore, ed infine, proprio alla fine del brano, se vogliamo metterlo, possiamo anche evitarlo, comunque c'è questo Sol sus quarta, il Sol maggiore, che in questo caso vado a prendere, non in questo, io il Sol praticamente l'ho preso sia con anulare e mignolo sulla prima e seconda corda, ma anche in questa maniera, cioè solo prendendo il terzo tasto della sesta corda, quindi dal Sol sus quarta passo al Sol, e così faccio per il Fa sus quarta, vado a suonarlo in questa maniera, ovvero mi concentro sulle prime quattro corde, quindi l'indice lo metto sul primo tasto della sesta corda e faccio un barré quinta, quarta e terza corda, vado a prendere con l'anulare il terzo tasto, quindi Fa sus quarta e poi Fa maggiore. Ma questi sono accordi, diciamo, nel finale proprio della canzone, senza il cantato. Se vogliamo suonarli, comunque, questi sono gli accordi. Per sapere che cos'è l'aula privata e come puoi abbonarti, ti lascio il link qui sullo schermo, anche in descrizione.
potrai in questo modo sostenermi sul canale di Patreon. Raccomandazioni finali: se ti è piaciuto il video puoi lasciare un like, se hai domande o dubbi inerenti a questo video tutorial puoi scrivermi nei commenti, se invece vuoi continuare a seguirmi non ti rimane che iscriverti al canale e attivare la campanella. Ci vediamo al prossimo video.